Pace a te, anche oggi siamo insieme e grazie, grazie, grazie vogliamo dare al Signore, vogliamo dire grazie Signore per questo giorno. Vogliamo pregare subito che lo Spirito Santo avvolga le nostre menti, i nostri cuori, il nostro essere, il tutto di noi. Mettiamoci insieme e ci mettiamo a cercare il Signore con tutto il cuore. Sai, noi cristiani dobbiamo interessarci soltanto di una cosa. Di fare meglio la volontà del Signore, perché se ci distraiamo, perdiamo la strada, andiamo a finire in vicoli chiusi che non sappiamo più come venirne fuori. Quante volte ci succede che per acconsentire di restare, di guardare e poi ci sentiamo dentro che non abbiamo fatto bene? Beh, quanto tempo deve continuare questa canzone? Quanto tempo lo Spirito Santo ci deve richiamare per cominciare a correggere un poco la nostra vita? Com'è me, meno male che il Signore ha tanta pazienza, io ho una testa dura, ci sono delle cose che me le trascino dietro, dietro e poi voglio sempre migliorare, ma non riesco a camminare come mi dice il cuore, secondo lo Spirito. Però non vuol dire che dobbiamo abbandonare l'impresa, vuol dire che miglioreremo, facciamo ancora in tempo, decidiamo ancora oggi di fare un passo di ubbidienza in più. Eppure tu pensa la stessa cosa, quante volte ti sprechi in cose che poi dici: ma magari parli e poi dici, ma chi me l'ha fatto dire? Magari. E ti guardi un programma che poi ti ha svuotato, hai perso tutto quello che avevi. Signore, aiutaci. Allora vogliamo però, quando abbiamo l'occasione, ristabilire quei principi che il nostro cuore desidera. Perché ti devo dire una cosa. Lo Spirito Santo ci parla veramente, vuole addirizzare, però noi siamo un po' lenti. Arranchiamo, siamo come quelli che per muovere un piede mm, ci vuole un poco di tempo. Meno male che c'è il Signore che ha tanta pazienza con noi. Meno male, gloria sia resa al Signore. Lo dobbiamo solo benedire, lo dobbiamo solo lodare per tutta la pazienza che ci mette. Però noi gli facciamo perdere la pazienza. Mettiamoci insieme adesso. Lascia le altre cose, Sore, dove sei? Che stai facendo? Fermati. Un'oretta è, un'ora. Gesù disse ai suoi discepoli, neppure un'ora era proprio un momento difficile. La croce era a poca distanza, se tu guardi o sei stato a Gerusalemme, dal Getsemane al, al Calvario, poca distanza, quanto ci voleva. E infatti lo presero subito, eppure non riuscirono. Mettiamo qualche ora da parte. Cominciamo subito, mettiamo questa, adesso che siamo insieme. Dai, mettiamoci insieme, preghiamo il Signore. Signore, noi ti ringraziamo per la pazienza che tu tieni, noi l'avremmo persa tante volte, ma tu sei buono con noi, ma questo è frutto del tuo amore per noi, perché tu dici che devo fare. Ci vuoi vedere diversi, però quando noi veniamo meno ci perdoni, ci aiuti, ci incoraggi. E noi siamo qua, Signore, ora ti diciamo, fa che lo Spirito Santo prenda quelle porzioni della tua parola che insieme condividiamo e ci parlino al cuore, in modo che facciamo un altro centimetro più vicino a te, un altro centimetro di ubbidienza. E man mano, Signore, aiutaci. E fa che non approfittiamo della tua pazienza. Te lo chiediamo, Dio, nel nome di Gesù Cristo. Amen, amen, amen. Grazie al Signore. Allora, la nostra vita è fatta di scelte. Quando siamo piccoli, all'asilo, a quale dobbiamo andare? Dalle suore, dai protestanti, dobbiamo andare a quello privato, e così via. Poi... La scuola, poi le scuole superiori. Poi ci dobbiamo sposare, poi il lavoro, poi. Anche per servire il Signore è la stessa cosa. Quando il Signore appare sul nostro cammino, dico appare perché, perché realmente, se parliamo di essere nipoti di Dio, figli di credenti, dove ci portano andiamo, ma quando. Lo Spirito Santo porta la nuova vita, la nuova nascita nella nostra vita. Lì non è più qualcosa di naturale o una scelta così. Quella, quello è un miracolo, il più grande miracolo che c'è nella storia dell'essere umano. La salvezza, perché penetra il divino nell'umano. Lo Spirito Santo, per i meriti di Cristo, mandato da Cristo nella nostra vita, ci dà una nuova vita. Ma che bello, è qualcosa di grande. E lì ci dobbiamo confrontare e cominciare a fare delle scelte diverse, questo rivoluziona la vita nella misura che noi teniamo conto. Ci sono di quelli che è avvenuta la nuova nascita, poi si perdono per strada. Invece il Vangelo la chiama la perla di grande valore. Alleluia. Il Vangelo dice che un cercatore di perle, quando vide la perla di grande valore, andò a vendere tutto quello che aveva per comprarsi quella perla. Cioè, una volta che conosciamo cosa ha fatto il Signore nella nostra vita, le altre cose che sembravano perle buone prima, perdono valore di fronte alla perla di grande valore. E così anche un tesoro nel campo, dice Gesù. Questi piccoli esempi ci aiutano a riflettere che cosa dice il Vangelo nella sua semplicità. Forse non la sai quest'altro del campo. Dice che un signore voleva comprare un campo, aveva, voleva fare degli investimenti e ha scoperto che in un campo, oltre ad esserci il campo, c'era anche un tesoro. Cioè è come se tu vai a comprare una casa e scopri che sul tetto, sul tetto sulla manzarda, il proprietario ci ha lasciato un fusto con 500.000 euro dentro. Per la casa non ti chiede il giusto prezzo, 30-40.000 euro, però c'è un valore che supera molto di più quello che, che cosa fai. Non vai a fare un po' di debiti per comprare quella casa. Perciò quello che cosa fece? Cercò a tutti i costi di comprare quel campo perché c'era il tesoro dentro. Ora questi piccoli esempi ci fanno comprendere, il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo che un uomo dopo averlo trovato nasconde e per la gioia che ne ha va e vende tutto quello che ha e compra quel campo. Che bello, che bello, che bello. Ora con questi piccoli esempi il Signore Gesù che cosa dice? Che la salvezza, se non ce l'hai la devi cercare, ma se ce l'hai la devi curare. Perché la salvezza è gratuita, però devi vendere tutto il resto per viverla. Vendere non vuol dire che devi vendere, noi andiamo subito in paura, pensiamo sempre che quando si tratta di vendere, dà l'impressione che Gesù dica sempre come disse al cieco, al giovane ricco, vendi tutto quello che hai e seguimi. Non è vero? Gesù ha delle chiamate specifiche per ognuno di noi. C'è chi gli dice questo e c'è pure chi gli dice compra tutto perché ci devo fare, compra questo grande campo che ci dobbiamo fare una chiesa, che ci dobbiamo fare un campeggio, che ci dobbiamo fare... Un, un, una raccolta di persone che hanno bisogno. Non è detto, perciò, noi non dobbiamo prima fasciarci la testa prima che ce la rompiamo. Si direbbe in parole diverse. Dobbiamo aspettare il piano della volontà di Dio, che è sempre il meglio. Ora, nelle scelte che facciamo, è. Con chi dobbiamo camminare insieme per servire il Signore? Ti porto un esempio. Non appena il Signore mi salvò e testimoniavo del Signore, ah, avevo proprio una passione che non l'ho persa, non l'ho persa, anzi, aumenta. Se tu vuoi fare caso se ho la passione o no, noi da quando siamo in televisione non c'è stato un giorno di festa perché la passione è grande cioè le pecore devono mangiare tutti i giorni cioè, ma quello è fratello, quello è festa ma le pecore devono mangiare allora se abbiamo messo la voce del pastore e sono il pastore io mi devo preoccupare tutti i giorni delle pecore, degli agnelli se no non sono pastore. Il titolo, ma che serve il titolo se poi non funziona così? Non esiste. Quando il Signore ci chiama, o gli diamo il valore che ha, oppure se no, diversamente non abbiamo capito che cosa ha fatto il Signore nella nostra vita. Sì. Diventiamo discepoli abitudinari, diventiamo credenti non, eh, formali, creiamo un circuito, giriamo, voltiamo, ci sediamo alla sedia che abbiamo comprato noi stessi nella chiesa, poi giriamo, passiamo, raccogliamo l'offerta, andiamo a casa, diventa, diventiamo una macchina, una ma un robot, va, facciamo, diciamo la verità. Invece col Signore è un'altra cosa. Se vuoi vivere una vita di avventure devi diventare, se non lo sei, un cristiano. E se sei un cristiano già una cristiana e non vivi una vita di avventure, non godi la vita cristiana. Forse eh, stai godendo un poco della tua salvezza come una spolveratina. Ma la gioia della salvezza è una cosa, la gioia di servire il Signore nel limite che tu puoi, non è detto che devi andare per forza in Africa o in, altra, in Cina, servire il Signore vuol dire con il meglio di quello che possiamo e con il meglio di quello che abbiamo, dove il Signore ci chiama, dove il Signore ci mette, allora vivi una vita di avventure. Aventure perché quando tu servi il Signore, il Signore non ti può lasciare in asse se qualcosa succede. Voglio portare un esempio. Se tu vai per servire il Signore e buchi una ruota per la strada, il Signore non ti può lasciare in mezzo alla strada. Allora cominci a vedere che dentro di te nasce il desiderio di dire Signore come devo fare. Ma quel Signore come devo fare? È una preghiera così densa dentro di te perché tu sei veramente in difficoltà. E allora tu vedi come il Signore ti manda le persone giuste. E quello che vuol dire? Vuol dire che la gioia della salvezza è una cosa, ma la gioia del servizio incrementa la fede, aumenta la fede perché tu vedi la mano di Dio all'opera. Vedi i miracoli che il Signore non ti molla, non ti lascia e perciò aumenta la densità della gioia di servire il Signore. Però ci sono sempre delle scelte che dobbiamo fare. La continuità della nostra vita cristiana dipende dalla scelta che noi facciamo ogni giorno. Lì è la partenza. C'è un proverbio che dice dove c'è la volontà c'è un cammino. Che vuol dire? Vuol dire che io ho deciso di andare all'altro paese. C'è un fiume, ci sono, delle ci sono i fanghi, ma se c'è la volontà parto. Se parto poi lungo la strada, piano piano, troverò il modo come superare ogni difficoltà che trovo sul cammino. Se invece non c'è la volontà... Non parto proprio, sembra che è una cosa proprio difficile da fare. Così è il nostro cammino cristiano. Ora dobbiamo anche scegliere, vogliamo parlare di questo oggi. Dobbiamo scegliere con chi andare insieme mentre serviamo il Signore. Stavo dicendo, quando evangelizzavo, un, un Signore mi disse, ma voi cercate di portare persone nella chiesa che voi andate, perché siete una setta, perciò tu vai in quella chiesa e vuoi portare persone in quella chiesa. Ho detto, senti, io frequento questa chiesa, perché quando il Signore mi ha salvato e ha operato nella mia vita, ho avuto dei riscontri nella mia vita che questa comunità cammina più vicino ai principi di Gesù Cristo. Ma il mio cuore non è legato a questa comunità. Il mio cuore è legato di voler fare la volontà del Signore e desidero camminare con chi serve il Signore con quei principi che io sento nel cuore. Se domani mattina noto che in questa comunità, in questa assemblea, in questo insieme di persone non camminano più con quei principi cristiani e noto un altro gruppo che segue più decisamente i principi di Gesù Cristo, io lascio quella e vado dall'altra parte, perché il Signore, quando ho incontrato il Signore, non mi ha detto che devo stare in una comunità, che devo servire il Signore e con la saggezza che il Signore mi dà, devo scegliere e camminare con quelli che camminano ma che mi aiutano a migliorare il mio cammino e perciò la scelta non è del luogo o delle persone come li vedo con gli occhi, ma sulla base di un discernimento spirituale e se non basta quello spirituale, la parola del Signore dice che dobbiamo guardare un'altra cosa che vediamo con gli occhi. Se non vediamo con lo spirito, vediamo con gli occhi. Qual è quella cosa che vediamo con gli occhi? Se queste persone fanno frutti degni del cambiamento della vita che Dio ha fatto pure nella loro vita. Cambiare non succede niente. E guai è se lasciamo il Signore, se lasciamo una comunità perché non sentiamo che il Signore... Ci, ci parla, non sentiamo che quella è la comunità che ci edifica, ci fortifica, cresciamo insieme, allora dobbiamo vedere di cercare dove vedono e pensano secondo, non secondo noi, ma secondo gli insegnamenti della parola del Signore. Una volta fatta la scelta, la buona scelta, cresciamo subito. Cresciamo sani perché l'ambiente ci aiuta a crescere. Diciamo che se c'è una pianta che dobbiamo far crescere e la mettiamo al freddo e quella è una pianta che cerca il caldo, quella muore. Prova a mettere una pianta ornamentale nella tua casa, la metti fuori col gelo la notte, la mattina non la trovi più, non dobbiamo andare così. Invece se gli diamo la giusta temperatura come in una serra 23-25 gradi, vediamo che oltre a svilupparsi produce fiori, produce frutti e allora l'ambiente è molto importante e noi dobbiamo vigilare anche su quello. Se ci manca, che può mancare il discernimento spirituale, il discernimento degli spiriti, c'è un'altra cosa che dobbiamo guardare, i frutti. Come dice Gesù? Voi li conoscerete dai frutti: molti non sanno che cosa sono i frutti. Beh, ma quando leggiamo la parola del Signore, ci sono alcune cose che si chiamano frutti. Frutti di ravvedimento. Che cosa sono? Il frutto di ravvedimento è che prima. Il frutto della mia vita era maldicenza, vivevo nel peccato e come frutto portavo ingiustizia. Quando c'è un vero ravvedimento radicale, cambia la vita, portiamo frutti di giustizia, frutti degni della chiamata che abbiamo ricevuto, perché il flusso che fa sviluppare nella nostra vita è lo Spirito Santo e perciò genera frutti buoni. Il primo frutto è l'amore. Perché Dio è amore, lo Spirito Santo è Dio e di conseguenza sentiamo l'amore dentro di noi, verso il Signore e verso il prossimo. Se no, se siamo formali, parliamo sempre di amore, lo leggiamo pure, però abbiamo sempre i denti stretti e siamo sempre rabbiosi. L'amore che diciamo con la bocca non c'è nel nostro cuore, ecco qua. E allora. Siamo credenti come i frutti di plastica e, no, e non va bene ed eccoci qua. <coughs> non è tutto oro quello che luccica, non c'è scritto nella Bibbia, è un proverbio che ci aiuta a comprendere che vogliamo dire, perché noi possiamo essere abbagliati. Magari andiamo al mercato, c'è un po' di chincaglieria orecchini e cose che sono cose di 50 centesimi, un euro, dà l'impressione che sia come un gioiello che costa 2000, 5000 euro, non so, ognuno di noi ha delle misure per le sue spese. Perciò prendendo questo paragone così lo passiamo sotto il profilo dottrinale o di insegnamenti nel cristianesimo, nelle nostre chiese, nelle nostre case, di come si amministra, molte volte possiamo essere abbagliati perché è bello ma non vale niente. Noi pensiamo, lo paghiamo caro, ci costa caro, però poi alla fine non è oro. Leggiamo insieme allora, guardiamo allora che cosa ci dice la parola del Signore. Nel capitolo 7, verso 21 di Matteo, dice così Non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel Regno dei Cieli Ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei Cieli? Beh, noi possiamo dividere questo verso in due parti A e B Il non e il sì Chi fa in un modo il risultato, chi fa nell'altro modo l'altro risultato. Non chiunque parla solo, ma quelli che sono due categorie. Allora Gesù ci aiuta per non ingannare noi stessi, perché realmente in questo caso inganniamo noi stessi. Noi diciamo molte volte quello mi ha ingannato, quello mi ha ingannato, quell'altro mi ha ingannato, io non me l'aspettavo, sai, tutte quelle dicerie che ci sono, però ci sono delle volte, la parola del Signore dice non vi ingannate, ci inganniamo da soli, ci abbagliamo. <ride> per non ingannare noi stessi, cioè qui dice. Non chi mi dice signore signore, proclamare la Signoria di Cristo non basta. Possiamo essere autoillusi, un'illusione nostra. La nostra immaginazione vede cose che non sono vere. Per esempio un ministero spettacolare, o quella chiesa una pomposità che non finisce mai, e non si capisce se è una discoteca o è una, una chiesa, eh, ed eccoci qua, hai già capito. E poi possiamo moltiplicare queste cose. La nostra immaginazione vede cose che non sono vere, un ministero spettacolare, un'autorità delle scritture nel nome di Gesù nel nome di Gesù qua, nel nome di Gesù là Uff. sorei, fratelli. se vai un po' in giro ti accorgi che non è tutto oro quello che luccica eccoci qua, ci siamo che vuole dire la scrittura questa mattina? vuole dire proprio questo e allora noi che dobbiamo fare? nel nome di Gesù ma Tutte queste parole fai per guardare quelle persone, quella persona, ma il suo cammino non è così. Il suo cammino, con la voce grida, fa tutte queste cose, però la sua vita grida ancora più forte e dice tutto il contrario. Dai che hai capito che sto dicendo, perciò noi dobbiamo vigilare, ma non per preoccuparci degli altri, perché noi non possiamo fare niente, possiamo aiutarli nel dare un buon consiglio che dice la parola, però realmente più di tanto non possiamo fare. Non cammina in ubbidienza a Dio. Al ah, Signore che peccato, è un guaio proprio e in questo tempo sore frate questi proliferano come l'erba come l'erba selvaggia nei campi cresce da sola questi stanno crescendo alla grande ci sono sempre stati ma in questi ultimi tempi c'è una temperatura che li fa sviluppare leggiamo il, 20, il 22 Abbiamo letto il 21, leggiamo il verso 22, dice così: molti mi diranno in quel giorno, Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato in nome Tuo, e in nome Tuo cacciato demoni e fatto in nome Tuo molte opere potenti? Molti mi diranno, abbiamo fatto. Ecco, questo parlare, prima di tutto, serve a chi sta parlando, a me. Devo stare attento io. Perché questo non serve per gli altri, serve per me. Ma ti dico perché. Perché non c'è nessuno di noi che dice di sé. Noi diciamo sempre gli altri. E tu ascolti uno pare che gli altri sono sbagliati. Ascolti un altro e dice che gli altri sono sbagliati. Ascolti me e dico che gli altri sono sbagliati. Ma allora com'è sta cosa? Gli altri siamo noi. E allora se gli altri siamo noi, perché una volta voi siete gli altri per me, altre volte io sono gli altri per voi, allora sono l'altro. Chi è? Tu pensi che gli altri sono io, io penso che gli altri sono tu, sei tu. Ingarbuglio un po' i verbi, però hai capito che voglio dire, per non cambiare troppo le parole. Questo serve prima di tutto per me. E in questo momento serve per te. Parliamo io e te. Noi abbiamo bisogno noi, di capire questo. Non chi mi dice Signore, Signore, signore" entrerà nel regno dei cieli. Allora dobbiamo prima di tutto fermarci. La parola serve per me e per te. E chiederci, io. Che voglio fare da grande? Voglio servire il Signore? O cerco soltanto un po' di compagnia per andare, che qualche domenica, se devo andare qualche oretta in qualche locale dove si parla di Dio, a passare un po' di tempo. Avevo uno zio io che quando eravamo emigrati, parlo del 63-64, non era convertito. E poi nel 68 il Signore mi ha salvato. Subito dopo noi andavamo al culto. Lui la domenica mattina stava, abitava vicino a casa nostra, nella stessa casa. E allora la mattina voleva uscire e diceva con me, Cataldino, andiamo a farci una camminata per questi culti. Cioè, che voleva dire? Voleva dire che per lui era un'uscita, ma non aveva il desiderio, perché quando andavamo al culto lo portavo con, con la speranza che il Signore gli avesse parlato. Lui se ne usciva fuori e si fumava la sigaretta, si, guarda, si guardava. Poi aspettava quando io uscivo, ma di culto non ne voleva sapere niente. Se noi siamo credenti che cerchiamo un po' di compagnia, giusto da passare un po' di tempo, allora ci accomodiamo, ci accomodiamo dappertutto. Se invece vogliamo crescere nella fede, ci fermiamo e diciamo ascolta, ma che sto facendo? Leggiamo, per non perdere il filo, il verso 21 e 22, così restiamo nel contesto perché io vado un po' lento. Ma serve così, piano piano, comprendiamo il concetto. Non chiunque mi dice, Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Guardiamo il verso 22. Molti mi diranno in quel giorno, Signore, Signore, non abbiamo... Noi profetizzato in nome tuo, in nome tuo cacciato demoni e fatto in nome tuo molte opere potenti. Allora, Signore, Signore, c'è al primo verso e Signore, Signore, c'è al secondo verso. Giusto? Questo serve per me e per te. Ma leggiamo nel verso 23 la risposta adesso dobbiamo vedere. Il Signore cosa dice? Allora dichiarerò loro, io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, malfattori. Malfattori vuol dire anche ribelli. Come? E questi andavano in chiesa, e questi gridavano, e questi danzavano, e questi si muovevano in un modo che... E Gesù cosa dice? Ribelli, malfattori. Signore aiutaci. Bene, ora colleghiamo questo per vedere cosa dice il Signore, non mentre lo fanno, ma dopo, perché la, eh, mentre noi facciamo possiamo fare quello che vogliamo. Però poi a, arriviamo al varco. C'è un varco che noi dobbiamo arrivare. Leggiamolo insieme. Matteo 13:41 dice, il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli che raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti quelli che commettono l'iniquità. Leggiamo il prossimo verso. E li getteranno nella fornace ardente. Lì ci sarà pianto, estri dordi di denti. Bene, allora che succede? È alla prova che si vedono le cose. Quando andiamo a provare le cose, allora andiamo avanti così. E lì possiamo restare delusi. E per non restare delusi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo vigilare prima. Quando? Domani? E domani forse non ci siamo. E quando allora? Ieri, ma ieri è già passato. E allora che dobbiamo fare? Adesso che stiamo insieme. Dobbiamo considerare queste cose. Perché possiamo essere delusi e perdere la vita. Pensa per un attimo, vai in chiesa una vita, cerchi di fare il meglio che puoi, poi vai all'inferno. Ma che, che, che perdita, non è come una perdita finanziaria. Io sbadatamente posso incassare 100 euro, 200 euro, non li guardo bene, eh, li porto in banca. Arrivo là, il, 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 il cassiere mi guarda. Lo, la tocca fa uh, questa cosa non funziona. Dobbiamo vedere, venite dall'altra parte, la, la dobbiamo tagliare. A ah, come tagliare, io mi ricordo chi me l'ha data. No, no, questa la dobbiamo tagliare. Vi posso favorire che non faccio la dichiarazione perché poi vi chiameranno dove l'avete presa. Perdita sopra perdita e perdita di tempo. Ma quella è una distrazione, di una perdita leggera. Ma qui parliamo della nostra vita eterna. Signore, aiutaci. Ma vedete, noi quando leggiamo il Vangelo dobbiamo interiorizzare questi concetti perché così non è che dobbiamo camminare. Eh, senza guardare, no, vivere nella libertà di tutta la vita come si svolge, ma porre mente dove mettiamo i piedi e le scelte che facciamo. Non siamo riusciti ieri, domani non sappiamo, ma mentre ascoltiamo, perciò l'Evangelo serve, ascoltate, perché noi assorbendo abbiamo dentro la macchinetta della verità dentro di noi. Che man mano ci dà il discernimento e lo Spirito Santo che ci aiuta, porta dove c'è il nodo da togliere, ci fa fare una cernita. Non so, quando dico cernita, mo ti dico che mi passa per la testa: quando macinavamo il grano, quando trebbiavamo il grano, c'era un cribbio, si chiamava. Che la donna ci metteva dentro il grano e così via, poi girava, girava, girava e c'era un po' di terra, c'era un po' di zizzania e faceva la selezione. Mentre noi ascoltiamo il Vangelo, dobbiamo dalla nostra vita, perché se no guardiamo sempre gli altri, guardiamo gli altri e andiamo a finire noi nel fosso. Noi dobbiamo riflettere e dire, oh Signore devo vigilare. Noi siamo portati a metterci insieme a quelle categorie che abbiano alcune idee e caratteri uguali al nostro e ci accorpiamo con quelli che secondo noi così è nella società. Questo fatto societario umano ci serve anche nello spirituale. I pescatori, per esempio, si, si raccolgono con i pescatori, hanno tanto da condividere. I cacciatori hanno tanto da condividere. I sportivi. Eh, se io vado, in, vado in un in una riunione di sportivi, loro conoscono i giocatori, quando sono nati, quanti gol hanno fatto, io sto lì come un babbeo, non capisco niente, perché non... però dove vado, vado dove siamo così. Anche nella parte animale, perché noi abbiamo l'anima, la parte animale, fanno la stessa cosa, se si slega un animale va da un altro animale della stessa categoria. Ecco, questi, queste cose ci portano un po' a riflettere per capire che noi abbiamo la tendenza e poi se dobbiamo crescere nella fede dobbiamo andare, come Gesù ha detto, nella Chiesa, in una Chiesa dove dobbiamo scegliere, giusto? Anche un animale, quando si slega, va da quello della stessa razza. Tra i cristiani oggi c'è di tutto e di più. E noi, come facciamo a scegliere? Se guardiamo solo con gli occhi, vediamo una cosa, se ascoltiamo solo con gli orecchi, c'è una cosa che ci piace da un'altra parte. Noi come facciamo a individuare? Se ci manca il discernimento degli spiriti, come facciamo? Chi di noi può dire io ho un discernimento speciale? Perché noi abbiamo delle intuizioni, ma non abbiamo realmente un discernimento spirituale in tante occasioni, perché quelle sono delle percezioni speciali, ma quelle aumentano con la nostra consacrazione, quando la nostra consacrazione non è regolata e continua, allora c'è un po' di carne e un po' di pesce, voglio dire un po' di spirito e un po' di testa nostra. Come facciamo a scegliere? Tra i cristiani c'è di tutto e di più, ma noi, noi cosa abbiamo scelto? Quando il Signore ci salva, che vogliamo fare? Vogliamo vedere dove ci troviamo meglio secondo alcune cose che fanno come facevamo noi? O dove c'è santo timore del Signore e che notiamo che c'è la presenza del Signore, avvertiamo, sentiamo che quel parlare, quella, quel modo di muoversi è condito con sale. Gesù ha detto: Voi siete il sale della terra. Che c'è luce quando parlano, quando comunicano, riceviamo luce, la luce dell'intelligenza del cuore, la sapienza divina. Ecco queste cose noi dobbiamo guardare. Noi che abbiamo scelto. Bisogna fare delle scelte quando cominciamo a camminare con il Signore. Non può essere solo una piccola parte deve essere accompagnata con delle scelte continue ho detto prima man mano che noi cresciamo cominciando dall'asilo decidiamo prima già da piccoli decidono i nostri genitori all'asilo dalle suore o all'asilo dei protestanti o all'asilo a pagamento dove portiamo sto bambino poi man mano alla scuola, a quale la facciamo andare, alla scelta di quello che sono le sue caratteristiche, che cosa è portato a fare, dove lo portiamo? Se di ragioneria non ne capisce ed è un artista, lo dobbiamo portare all'artistico. Dall ecco, tutte queste cose naturali, non mi voglio dilungare, ci aiutano a capire che ci sono delle scelte continue nella nostra vita, non possiamo scegliere una volta per sempre e poi restare lì e moriamo spiritualmente. Noi, scusami ti voglio fare una domanda, la scelta l'hai fatta tu già o no? Vuoi andare giusto come... Mio zio, andiamo per i culti, ci facciamo una camminata andiamo per questi culti. O tu veramente quando vai o quando ascolti, vuoi veramente che lo Spirito Santo ti parli? E qui non c'è un altro che deve decidere, sorella. Non c'è un'altra che può decidere per te. Se tu vuoi restare dove eh, ti sei cresciuta e. Eh, però non sempre funziona bene, perché se le cose devono cambiare sulla base delle indicazioni della parola del Signore, noi dobbiamo essere disponibili a cambiare. Quando comincia la metamorfosi, la metamorfosi il cambiamento spirituale nella nostra vita, noi dobbiamo camminare per lo spirito, dobbiamo avere chi ci accompagna pure che cammina allo stesso modo, se no la guerra diventa sempre più ardua, più forte, perché abbiamo la nostra e poi abbiamo quella intorno a noi. Che abbiamo scelto? Ho detto che quel verso nel capitolo 7, verso 21, un rigo dice una cosa e il secondo dice un'altra. Noi su quale rigo stiamo? Leggiamolo un po'. Matteo 7, 21. Non chiunque mi dice Signore Signore entrerà nel regno dei cieli. E qui non si entra, giusto? Poi c'è l'altro rigo che dice: "Ma chi fa la volontà del Padre mio? Noi vogliamo stare con quelli che Signore Signore. O vogliamo stare con quelli che vogliono fare la volontà del Padre di Gesù, che è il nostro padre". <ride> Vedi? Non ci vuole che uno dice, io ho letto tutta la Bibbia, la leggo un'altra volta. No, noi la possiamo leggere mille volte. Ci sono di quelli che si vanno che hanno la Bibbia a casa, hanno quella di Gerusalemme nella, 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 nella biblioteca. Un, qualche un altro la tiene sul comodino. Ma non è questo che stiamo parlando. Stiamo parlando, noi che abbiamo scelto: di fare Signore, Signore o di fare la volontà del Signore? Vedi? Sono piccole cose, perciò quando dico fermiamoci, riflettiamo, tiriamo le somme della nostra vita, perché noi è vero che non dobbiamo dar conto a nessuno, ma dobbiamo dar conto a noi stessi, che possiamo essere ingannati. Ed essere ingannati vuol dire andare all'inferno in questo, malfattori eh, oppure ribelli eh, vuol dire questo, perché noi poi professiamo pure. Anzi, quelli che fanno meno la volontà del Signore hanno una favella molto, molto, molto più avanzata e eh, per coprire i buchi che non sono stati riempiti con il solito, con le azioni, con le opere, li coprono con le chiacchiere. E <ride> là Là eh, eh, non si vede perché quella è una trappola. Signore aiutaci. Prima dobbiamo sapere noi, dopo scegliamo sulla base. Dobbiamo chiederci, io che voglio fare? Io posso chiedere a te, tu che vuoi fare, ma devo chiedere a me prima di tutto. Io che voglio fare? Voglio servire il Signore o voglio fare Signore, Signore? E cerchiamo Dio che ci guida. Guardiamo, cerchiamo, preghiamo. Non possiamo andare così. Sta strada, forse mi porta dove voglio andare, però, non abbiamo l'orientamento, ci troviamo proprio. Io abito vicino all'autostrada. Se quando prendo l'autostrada non guardo con un po' di attenzione, prendo l'autostrada per Milano e voglio andare a Palermo, <ride> dove mi trovo? Se prendo quella per Palermo, anche se io penso che vado a Milano, poi mi trovo a Palermo e c'è una bella distanza, perso tempo, eh, perso tutti gli appuntamenti. Signore aiutaci, veramente. Signore grazie perché, perché tu ci stai parlando, stai, il Signore sta parlando a me. Guarda che come si compongono le parole, io non le avrei sapute mettere insieme. Sento proprio la guida dello Spirito Santo che sta parlando a me prima che a te. Mi mette in una situazione di allerta nel dire le cose stanno veramente così. Non essere sbadato, non ti confondere, non ti illudere. Sii serio in queste cose. Sii seria pure tu, Sorella. Leggiamo in Matteo 7:16 che dobbiamo cominciare a concretizzare, dobbiamo cominciare ad essere più maturi. Voglio vedere l'orologio, ci siamo già, abbiamo fatto metà stamattina. <ride> Li riconoscerete dai loro frutti. Si raccoglie forse uva dalle spine o fichi dai rovi? Bene, allora, se noi non abbiamo il discernimento spirituale, nulla di grave, il Signore non ci impone che dobbiamo, però ci dà un'altra chiave di lettura. Guardiamolo insieme: la loro vita, lo stile di vita la perseveranza nel compiere il compito che, Dio, che hanno scelto di servire Dio. A me, a me parla molto le persone che si mettono lì e continuano senza guardare a destra e a sinistra, anche sul lavoro. Io ho sempre lavorato quando stavo alle dipendenze, sempre lavorato come per conto mio. Non dovevo guardare se arriva il padrone, non arriva, arriva il capo, non arriva il capo. Per me era il mio lavoro. Se un minuto dovevo eh, fermarmi, mi fermavo, ma non per timore, del, perché si vedeva il lavoro che avevo fatto. Io stavo tranquillo. Una volta mi disse un capo, spesso capitava che veniva e magari era andato a bere qualcosa e così via, e non stavo lavorando, disse, mi disse: ogni volta che vengo ti trovo che non fai niente. Però vedo il lavoro. <ride> Sapeva misurare il carico di lavoro se in quello spazio di tempo avevo fatto quello che. È. Non è come, come ci trova il Signore in quel momento, è se noi siamo perseveranti. Questa è un'altra chiave di lettura se devi scegliere con chi camminare nel tuo cammino con il Signore. Alleluia. Lo stile di vita, la perseveranza, il carattere, l'insegnamento, se c'è stato pure nella persona un vero ravvedimento, una nuova vita, si manifestano i frutti, i frutti di ravvedimento anche con chi cammina con noi. Leggiamo in Matteo capitolo 3 verso 2, ci parla di frutti di ravvedimento, che noi dobbiamo guardare se quelli che camminano con noi, perché ci sono tanti che non sono nati di nuovo e non hanno frutti di ravvedimento, ravvedetevi perché il regno dei cieli è vicino. Non è un cambiamento il ravvedimento di vedu, non è un il ravvedimento sorè, frate di quel non solo per noi noi dobbiamo guardare noi ma dobbiamo guardare se camminiamo con persone che sono veramente hanno ricevuto un cambiamento attraverso il ravvedimento non è un cambiamento di vedute e ravvedimento, è un cambiamento radicale, un abbandono del peccato con i frutti, cioè non portano più risultati nella loro vita come portavano i frutti quando che non conoscevano il Signore. Ora portano non portano più frutti disastrosi. O frutti, o frutti di giustizia, cioè che cosa sono i frutti di giustizia? Un impegno per compiere ogni giorno meglio la volontà del Signore, un vero ravvedimento gradualmente, senza sforzi, diventa il nostro stile di vita di piacere al Signore. Ma questo è l'esempio, perciò siamo cristiani perché cerchiamo ogni giorno di rassomigliare a Cristo. Quando hanno chiamato i cristiani di altri tempi, i cristiani non l'hanno detto nel senso che li vedevano buoni, l'hanno detto nel senso dispregiativo, la prima volta che la parola cristiano è, no, è stata detta nella città di Antiochia. Ma come dire, ma chi sono questi che camminano qua, che roba è? Parlano, parlano, dicono, sono, sono, parlano. No, dici, ma questi sono cristiani. Parlavano di Cristo, vivevano la vita di Cristo, si muovevano così. Siamo dei cristiani ridicoli o siamo dei cristiani che cerchiamo ogni giorno di rassomigliare a Cristo, di prendere forma dentro di noi. Signore, aiutaci frutti di giustizia, impegno per compiere, per fare la volontà di Dio. Guardiamo nel verso 8 che ci aiuta. Noi abbiamo la base della parola del Signore, che la leggiamo tutta o che andiamo in chiesa e, e non facciamo frutti degni del cambiamento. Fate dunque i frutti degni del ravvedimento, ci dice la parola del Signore. Questa è la categoria che fa la volontà del Signore. Abbiamo letto nel verso 21 del capitolo 7: quelli che fanno frutti degni del ravvedimento sono quelli che fanno. La seconda parte, vedi la B, la parte B. Ma chi fa la volontà del Padre Mio che è nei cieli? La volontà, Dio non ci chiama ad essere persone di successo, ma ad essere fedeli. Perché molti guardano il successo. Noi dobbiamo lavorare bene. Il successo viene da sé. <ride> Hai capito bene? Se noi quando lavoriamo il campo lo facciamo per fare in fretta, per far vedere che abbiamo terminato il campo una giornata. Quando usciamo in mezzo alla via crescono le erbe un'altra volta se invece noi lo dobbiamo lavorare bene poi vedremo i frutti se non raccogliamo molte patate raccogliamo un granone se non raccogliamo granone raccogliamo grano il frutto perché quando il terreno è coltivato porta frutto la volontà di Dio non ci chiama ad essere persone di successo, ma ad essere fedeli. E noi, se non abbiamo il discernimento, le scelte che facciamo dobbiamo farle anche guardando la fedeltà di coloro che camminano, che ci ammaestrano, che ci seguono e che ci addestrano come servire il Signore. Signore grazie, aiutaci Signore. Leggiamo in Matteo 24:46. Quanto è bello il Signore, alleluia. Beato quel servo che il padrone arrivando troverà così occupato. Si riferisce fedele fino alla fine, uno che persevera e continua. Fino a quando? Fino al ritorno del Signore. Leggiamo in Matteo capitolo 10, verso 22. Sarete odiati a causa del mio nome, ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. Sai chi è che odia i cristiani? Quelli che camminano con i cristiani. Ma è l'altra facciata. Chi era che attaccava i cristiani del tempo di Gesù? Erano i religiosi. Gli apostoli da chi venivano attaccati? Dai religiosi. Ma quelli andavano in chiesa. Ma che c'entra? Andavano in chiesa, però le loro vedute non erano di seguire il Signore. Ora, quando tu sei in questa categoria di fare la volontà di Dio, quella formale non ti batte le mani, anzi ti contrasta. Fa parte della categoria dell'altra categoria. Queste due categorie sono tanto vicine che sembrano uguali. E come la zizzania con il grano c'è un tipo di erba che si nota che è un po' più luccica, più luccicante, ma finché porta il frutto, a chi, non è, a chi non è un buon coltivatore non la distingue. Però poi, quando porta il frutto, non è grano. E come Gesù dice, hanno la veste di. hanno il manto da pecora, ma sono dei lupi. Rapaci. E noi dobbiamo, man mano che cresciamo, chiedere al Signore. Leggiamo in Matteo 7,15 quell'altra categoria. Che sei bello, Signore! Come ci parla con chiarezza? Guardatevi dai falsi profeti, i quali vengono verso di voi in veste di pecore, ma dentro sono lupi rapaci. Cioè, dicono lo stesso di essere guide, ma noi dobbiamo mettere insieme più cose per, per avere il discernimento. Ci mancherà il discernimento spirituale. C'è l'altra parte da guardare, se quando leggiamo il Vangelo corrisponde quello che viene fatto. Avevo un amico mentre lavoravo in una fabbrica che era un ex pugilato, aveva la cintura nera, faceva. E questo perché era forte, ogni volta che mangiavamo nel refettorio, io gli parlavo del Signore e lui con quell'atteggiamento tutto superiore, eh, diceva, 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 contrastava. Un giorno il Signore mi ha fatto sentire di chiedergli, ma tu dici tutte queste parole, ma hai letto qualche volta il Vangelo? No, ha detto ascolta, allora facciamo una cosa, ora te lo regalo, leggile e poi tu mi dici che cosa trovi che non va, perché tu se non l'hai letto, e beh la mattina è venuto e avevo un senso di, Soggezione, non mi guardava come tutte le altre mattine, un po' quasi come frustrato. Beh, naturalmente, io ho un bel carattere gioviale, aperto, eh, tipo sanguigno. Sono andato vicino, ho detto: Amico, come stai? Stai bene? E ah, poi, ah, scusami, hai letto il Vangelo ieri sera? ha detto Cataldo: L'ho letto, ne ho letto 16 pagine. E ho detto, beh, allora che dice questo Vangelo? E ho capito una cosa, mi ha detto. Bella, il Signore ci aiuta quando noi, mi ha detto in sincerità, ti devo dire che se vado nella chiesa dove vado non devo leggere il Vangelo. Se leggo il Vangelo non ci devo andare più. Una sola serata, in una serata, a casa se l'ha fatto da solo. Ecco, il Signore ci dà il discernimento nel vedere. Non aveva l'intuizione, non aveva il senso delle cose spirituali, non aveva il discernimento spirituale, però la parola lo aiutava a comprendere che era in un posto sbagliato se voleva seguire il Signore. Dicono lo stesso di essere guide, ma noi dobbiamo mettere insieme più cose per non cadere. Perciò Gesù ci dice, se non abbiamo il discernimento degli spiriti, possiamo guardare, leggiamo il verso 16, quando sei grande Signore. Allora il Signore ci ha messo proprio in uno stato da poter evitare di essere ingannati dalle formalità non è tutto oro quello che luccica li riconoscete dai loro frutti si raccoglie forse uva dalle spine o fichi dai rovi no allora quando tu vedi che anziché essere i frutti dello spirito nell'ambiente dove tu sei vedi che si sviluppano i frutti della carne di maldicenza e così via, ecco il segno. Vuoi continuare a andarci? Perdi il tempo. Vuol dire che hai scelto, se tu continui, dopo aver capito, continui, hai scelto di essere un credente formale e non un credente spirituale. Perciò la scelta, sore, fammi ti dire con onestà, con sincerità, perché... Io ti voglio un sacco di bene a te, sorella femmina e a te, fratello maschio, lo stesso perché qua parliamo di bene spirituale: lo Spirito Santo ci fa amare le persone. È un bene pulito, né, eh, eh, sincero, un bene puro. Fratello, sorella, io ti voglio bene: se tu ti trovi in una situazione che ancora non hai scelto, siediti. Scegli che cosa vuoi fare da grande. Il Vangelo è qualcosa di grande, però se tu non lo vivi, se tu non lo vivi insieme con chi lo vive, non vai da nessuna parte. Dobbiamo pregare il Signore, perché questo dice il Signore. Ci dice, se non abbiamo il discernimento degli spiriti, ci sono altri segnali che ci indicano che... Quello non è il posto per noi, oppure quello è il posto dove possiamo crescere. Gloria sia resa al Signore. In una sola sera, la mattina, quella testimonianza mi è restata qui, ne tengo tante, gloria al Signore. Lo Spirito Santo mi porta quelle appropriate ogni volta, li va a tirare nelle memorie. Parliamo di memorie di 70 anni fa, 60, 50, non è che sono tutte. Però nel momento giusto me li tira fuori dal cassetto e in una serata, con un Vangelo in mano, è tornato con un atteggiamento diverso di umiltà. E nel dire: ho capito una cosa, che se vado nella chiesa dove vado, non devo leggere il Vangelo e se leggo il Vangelo non ci devo andare più ecco il discernimento noi non dobbiamo andare così giusto per andare caparbiamente dobbiamo farci aiutare dallo Spirito Santo dobbiamo pregare e io voglio pregare insieme con te in questo momento perché è facile che tu stai perseverando dove non cresci mai non è da fare numeri il Signore mi chiamava e mi, eh, qualcosa che non, i pastori normalmente non dicono. Io l'ho sempre detto alla mia Chiesa: se il Signore non vi parla quando voi venite in chiesa, sorella, fai 25-30 chilometri con la macchina, vai a trovare una chiesa dove quando il pastore parla, il Signore ti parla, perché se no, come ti nutri? Muori. Signore aiutaci. Signore aiutaci, Signore aiutaci. Voglio pregare insieme con Te che, Signore ti porti a riflettere per prendere prima di tutto una decisione con il Signore. Signore, io voglio fare la Tua volontà, questo è importante. E poi vedrai sulle tue scelte il Signore ti guida, però ci sono delle scelte che le devi fare. Se lo Spirito Santo ti fa comprendere attraverso un'intuizione speciale, una percezione speciale e tu perseveri come se lui non dicesse niente, non ti lamentare se non cresci spiritualmente. Il Signore ti vuole aiutare, se no tempo regge, momentaneamente c'è parole di vita, se poi farai la, il Signore ti provvederà, ma se vai a perdere tempo non pegni né una parte né all'altra. Signore aiuta. Noi vogliamo che tu cresca. Con te non ci vedremo mai, forse, ci vedremo nel cielo. Ma quello che è importante è che noi ci vediamo nel cielo. Alleluia. Io mi aspetto che ci vediamo nel cielo per dire: fratello, sorella, io non ti ho mai incontrato come non abbiamo mai incontrato Abacuc, non abbiamo mai incontrato Geremia. Però li troviamo lì, quello è importante perché il nostro tesoro è nei cieli, il patrimonio che noi investiamo ogni giorno, abbiamo i risultati quando andiamo al Signore. Il tesoro nostro è il cielo, siete voi che siete anime preziose a Cristo e Cristo ci ha chiamati perché tu possa... Crescere nella fede è non solo essere salvato in un momento e poi ti perdi per strada, no, fino alla fine, chi persevera fino alla fine. Noi questo ci dice il Vangelo, questo crediamo e così ci muoviamo. Feste, non feste, piove, non piove, c'è virus, non c'è virus. Noi abbiamo una traiettoria. Una chiamata speciale che dobbiamo fare, questo perché questo vuole il Signore. Per oggi, domani vorrà di più, faremo di più col suo aiuto. Preghiamo il Signore, voglio pregare con te, per te questa mattina. Signore, ti prego per la sorella, per il fratello, che siamo stati insieme questa mattina, mentre la parola del Signore parlava a me, credo che ha parlato pure a lei, pure a lui che la tua benedizione si posi su di noi, porti quelle riflessioni che vengono da parte tua per prendere sante decisioni, per poterti seguire, servire e arrivare fino alla fine. Padre Dio, te lo chiediamo insieme nel nome di Gesù Cristo e nel suo nome ti ringraziamo, Signore. Sì, perché questo è il frutto del sacrificio di Cristo, che per lo Spirito Santo ti prendi la mia bocca, ti prendi la mia mente, ti prendi le mie labbra, ti prendi la mia voce ed amministri il Vangelo, alleluia, in un modo che comprendiamo e ti ringraziamo, Spirito Santo, perché sei tu che fai questa opera speciale. E a te, oh Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, vogliamo dare la lode, l'onore e la gloria, ora e sempre. Amen, amen, amen. Prendi nota dove abbiamo letto, così vai a rileggerli e inquadri un poco, ti misuri nel dire che voglio fare. Non è tutto oro quello che luccica. Matteo 7,21, fai una bella foto sulla televisione? Matteo 7:21 a 23, Matteo 13:41 a 42, Matteo 7:16, Matteo 3:2, Matteo 3:8, Matteo 24:46, Matteo 10:22, 7:21, 7:15 e 7:16. Gloria sia resa a Dio. Dio piacendo ci vediamo domani mattina. Oggi pomeriggio ci sarà la, il programma guarigione e liberazione alle ore 15.30. Non ricordo se alle ore 18 c'è il fratello Strazzeri, però fatti in affacciata. Guarda, che troverai sempre qualche cosa di fresco che il Signore ci dà. Perché noi preghiamo. Il Signore che ci dia sempre, ogni giorno pane fresco. Questa è la nostra richiesta a Dio, perché i figli di Dio possano mangiare chi ha fame. E Ci vediamo domani mattina perché stasera... Non mancare domani mattina alla preghiera alle ore 6, dalle 6 alle 7. Comincia la giornata con la preghiera. Mettiti insieme con il fratello e prega ti metti magari seduta sul tavolo in cucina e a perseveri nel dire sì Signore, se ti senti di inginocchiare, ginocchia, vedi che gradualmente vedi la tua vita cambiata, non perdere nessuna occasione, specialmente in questo tempo, che più giri e più porti danno, fermati, nutriti della parola del Signore, che così ti fortifichi nella fede, mentre... Siamo insieme. Dio ti benedica. Pace. A domani mattina. Dio piacendo.